Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo recuperato i pezzi della chiave per poter accedere finalmente al nucleo della simulazione. Ma qualcosa di strano sembra che stia succedendo nella simulazione oggi. Sembra quasi che siamo entrati in Dominatrix. Salva il pianeta. Capo, trovato vecchie scene tagliate e ora Jane Valdorama vuole intervistarci, certo. Amico dei dinosauri, torna alla nave. So, what exactly is Enter the Dominatrix? Oh man, are we really taking that up? It was really weird. It was amazing. No, certo. Worst idea we've ever had. Really? Script made no sense, like, at all. Saints Row 4 was way more elegant. Pierce seemed to like it. A Pierce ovviamente piaceva. It started off with him as mayor of Steelport. Wait. If Pierce was mayor, that means Mayor Reynolds and you were... Like I said, worst idea we've ever had. My administration was tough, but fair. I'd like to think the boss based their presidential performance on me. Yeah, that didn't happen. Of course, originally they just booked me for a guest appearance, but I just chewed up the scenery so much they had to keep me. Of course, I did have to insist on several changes. Certo. Such as? Well, for instance, in ETD, that's short for Enter the Dominatrix, the Zin arrived with much fanfare, assaulting the city of Steelport. But, you know, I don't ecco, want to bravo, spoil Ziniak. It for you. See the mission and you'll get what I wanted to change. Oh, Gesù. Questo è uno di quei pochi contenuti che non ho mai rigiocato effettivamente dopo la prima volta. That's the plan, Shondi. Aspetta, io che cosa c'ho? C'ho le mie armi normali, va bene. Just came out of nowhere. It's insane. I warned you people for years. Oh, Kinsey, that's crazy. I'm heading to the roof. Oh. Kinsey and I'll meet you up front. Questo è la bestia di fuoco e il minigun pesante. Fammi vedere il minigun. Ma il minigun non è... Oh no, è un minigun normalissimo. Fantastico. Va benissimo il minigun. C'ho già i potenziamenti. Fermi un attimo. Per le armi speciali, io ce l'ho già. Sì, armi speciali infinite. Questo vuol dire che è un altro tipo di arma speciale questa. E noi dobbiamo andare con Josh. Vabbè. Ci tocca, Time to stomp some. Paracadutati giù. Zinniak! Non fare lo splendido! Mitico! Allora, aspetta che arrivo. Eccomi qua. Maledetti alieni. Non ti sto abbandonando. Calmo. Focus on the Zin. People of Earth. To the Zin Empire, and you will be spared. Dove sei? Mostly. Vieni qui. Taken over everything. Aia, che male. They certainly know how to launch an invasion. I'll give them that. Sì, con tre alieni in croce. Gotta let this go. Not until you apologize for not listening to me. Fine. Kinsey, I'm sorry. We sometimes don't listen to your crackpot conspiracy theories. There, we good? Thank you. I don't think you mean that. But yes. Your attempts to defend your home are noble. Aspetta. Ecco fatto. Muori. Che tra l'altro io avevo il mio fucile a disintegrazione e me l'hanno tolto. Probabilmente perché è troppo OP in questo tipo di gioco. Questo tipo di contenuto forse. Dove sei? Ecco fatto. Tra le altre cose io non vedo neanche l'ora di rigiocare God Out of Hell, perché è l'unico capitolo della serie, a parte Saints Row 1, che appunto era la prima volta che lo giocavo quando l'abbiamo registrato, è l'unico capitolo della serie che non ho mai avuto... Chi ha sparato? Che non ho mai avuto modo di rigiocare per completo. A
shall give you one last chance to surrender. Chi è che parla? O meglio, volevo dire, chi è che fa quel rumore? Colpito. Oh, mi dispiace. Ma dai, avevo le munizioni infinite io, Certo. Guarda, ce ne frega niente. Ah, ma ecco chi aveva il lanciarazzi. Non ce ne frega niente, Nightblade. Aspetta che io intanto prendo i soldi che schifo non mi fanno. Ovvero che sta per succedere? Oh no, here it comes. It's going to destroy the city. Cos'è? We have to do something. Stay back. I will handle. Ma vaffanculo. Spero che se lo mangi. Josh, no! He's so brave. Eh sì. Cosa stanno facendo? Ma cos'è sta roba? Josh! Dio mio, cos'è sta roba? Bella però questa come immagine finale. Never forget your sacrifice. I never got to tell him how I feel. Yeah! That's how I remembered anyway. Signore e signori, il director's cut di Enter the Dominatrix. That was so cool. Yeah, shame we didn't have the budget to get it into the game. Peccato che non avevamo i soldi per finirlo, beh certo. Intanto iniziamo a muoverci allora. We had to get to the mayor's office. E perché con questa? Mayor Washington. Oh, calmo. Here I come. I love this part. Santo cielo. Ma che quindi tra tutte le cose quando dovrebbe prendere parte Enter the Dominatrix nella storia originale? But you and Mayor Reynolds were together then, right? Right. Mi hanno bucato una ruota, vorrei dirlo. So if Burke died in the explosion, then how did you survive? You're overthinking it, Kinsey. Non ti scervellare, Kinsey. Povero Get che ha perso la testa. Calmo. Non sono sicuro che quest'auto mi serva per forza fino alla fine. In ogni caso, meglio tenerla da conto, no? Io scenderei già qua sotto per sicurezza, giusto perché così non mi posso seguire e poi risalgo. Vi ho fregati, questa era la mia trappola. Aiuto. Tutte esplosioni. Help. Calmo. Questa macchina è incontrollabile. Orca, ha perso due ruote e tra poco esplode anche. Aiuto. Ecco. Calmo, calmo, calmo. Prosegui. Il sindaco è vicino. Il sindaco. Ecco, dai che siamo arrivati. Dai che siamo arrivati. Sindaco. Here I come. Usiamo questo. Oh no, il fucile a pompa semiautomatico. Arma che ovviamente non ho. Oh, scusami, non volevo. Arma che ovviamente non ho potenziato. Allora, dove sei? C'era... Scusa, ah, eccolo lì. Ecco, fatto. Puff, esploso. Speravo di ucciderli due con un colpo, ma ehi, non si ottiene purtroppo tutto quello che vogliamo.
I'll show you. Dov'è il tuo... Pierce, che cosa... Come sei vestito? Ma ti prego. Vediamo il mezzo di Pierce, allora. Dov'è? Carro armato. Ti tratta bene il sindaco, eh? Madonna, gara. Che bello. Me lo vorrei aggiungere alla collezione. Chi l'avrebbe mai detto che dovevamo fare fuori i carri armati, Pierce? Aspetta. Fatto, allontaniamoci dalla palla della morte. Prima che si avvicini troppo lei. Dove sono gli altri carri armati? Ecco, fatto. Distrutto il portale. Sì, perfetto. Eccoli. Ecco fatto. How'd you find Zinyak's location anyway? Easy. I had to send that one to know where their base was. What? Pierce is a hacker now? Soon Shandi will be hacking. Actually, I was hacking stuff back in Saints. Esatto, è vero. Why am I even here? Perché sei carina, Kinsey, ecco perché sei qui. Get those tanks off me! Come faccio a toglierti i blindati dosso se i blindati sono là in fondo, Pierce? Un po' di cervello, su sindaco. Eccone uno. Eccolo che arriva. Ecco fatto, distrutto. Dov'è il prossimo? Anzi, dov'è il più vicino, visto che sono un po' sparpagliati questi? Credo che sia proprio qui. Oh, calmo. Ok. Dov'è? Eccolo, è dietro di noi, vero? Ti dispiace morire? Per me? Ecco, fatto. Dove sei, scusami? Dove sta andando? Vabbè, tanto si avvicinano loro. Questo vuol dire che in ogni caso posso muovermi. Fermo, fermo. Ecco fatto. Andiamo. Ma Pierce non è nel blindato, scusami. Ma tu non sali? Pierce? Non sale? Vabbè. Mi stava inseguendo. Oh no, poverino. Cioè, l'ho fatto inseguire a piedi per tutto questo tempo, quando poteva essere più utile qua sopra. Tra l'altro, bella la steelport già colonizzata dall'alieno madre, eh? Perché sforzarci di fare la steelport vecchia quando possiamo usare il modello che già stiamo usando? Giustamente, no? E tanto cosa ci voleva usare il modello della steelport vecchia? Come se già non ce l'avessero. Affronta Zinyak. Zinyak! Questa è solo una preparazione per il combattimento finale, sappilo! Tra l'altro qua... quella macchina è appena saltata. Quanto è lento questo carro armato. Ecco, fatto. Non si sono neanche impegnati a fare una cosa un filo diversa. È come veramente... un pezzo di storia aggiunto giusto per aggiungerlo e niente più. Ecco fatto, grazie. Meglio muoversi. Meglio muoversi. Allontaniamoci il più possibile dalla zona di combattimento. Ecco fatto. Signor. Come faccio ad entrare? Fammi entrare, Zinyak! Zinyak! Oh, here we go. Yes, this part. This was meant to be my shining moment. I mean, will you look at that health bar? Basta una pistolettata? Anzi. Ciao, Zinyak! Just insulting! Ah! Oh, and now they want to draw it out with these ridiculous butter crumbs! Yes, look at you with your enormous weapon. Ooh! Bella la pistola dei pirati. They really do belabor this, don't they? Fammi fare la foto, ti prego. Okay, that's it. I've seen enough. I'm out of here. Troppo facile. Lo so. Fosse davvero così facile. Salva il pianeta. Completata.
3.400 dollari. Un po' pochini, mi aspettavo qualcosa di più. Amico Josh Burt e... L'arma lanciafiamme, la bestia di fuoco. Arma lanciagranate e... Il minigun pesante. Il minigun pesante. Fammi vedere se posso potenziarlo. Che tra l'altro, parentesi, queste armi si sbloccano ovviamente subito appena entri in questo DLC e lo finisci. Questo vuol dire che se tu fai prima questo contenuto e poi giochi tutto il resto, hai già due belle armette, belle cicciose, eh. Ovviamente noi non volevamo essere OP fin dall'inizio del gioco, quindi vediamo come si possono potenziare. Precisione, danno e lunga gittata, che sicuramente è molto meglio questo di questo qua laser, che nonostante abbia, diciamo, anche una bella skin, che è un minigun bello grosso, il fatto che faccia trrrr così mentre spara non lo rende pratico. Peccato che però non gli abbiano messo delle skin. Va bene, aumentiamo gli danni. La precisione ci penso io. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.